Signore e signori, amici di Formula Italian Team, bentornati, bentrovati in questo nuovo appuntamento speciale per quanto riguarda gli eventi conclusivi della stagione di campionati di appunto Formula Italian Team. Io sono Alessandro Lassati, sono il vostro Ricciardone. Qui con me ovviamente abbiamo il nostro irreprensibile, incredibile compagno di avventure, Jacopo J Sport. Ciao, ciao a tutti, buonasera e benvenuti. Invece nella regia abbiamo le mani del nostro incredibile Hiroshi, che probabilmente non, in questo momento non ci starà sentendo, è molto concentrato col gestire tutte le telecamere per quanto riguarda questo circuito bellissimo di Spa-Francorchamps, mentre in direzione di gara abbiamo il mitico Andrea Badolato. Anche io faccio, sono solidale con Raffaele, sciopero. Eccolo lì, perfetto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Intanto vedo che Roshi saluta dal nostro chat del sito Viola. Buonasera, buonasera, buonasera. Caro Jacopo, come va? Tutto bene? Ah, È da un sacco di tempo che non ci abbastanza, abbastanza. vediamo, vero? Beh, diciamo che ci hanno invitato a commentare una gara del 50%, ormai noi siamo abbastanza, come Siamo si suol esperti, dire. massimi esperti, grandissimi esperti delle gare al 50%, però ti dico che questo è un evento speciale perché appunto questo è il primo appuntamento di due per quanto riguarda il campionato finals, ovvero sia non i primi quattro, non i primi tre, non i primi sei, ma i primi cinque migliori piloti di ogni campionato che si è stato disputato qui su Formula Italian Team, ovvero sia Prime League, Sport League, Pro League e Master League, si daranno battaglia in due appuntamenti, uno con durata di gara al 50% e uno durata di gara al 100%, per scoprire chi è il migliore dei migliori e tutti gli altri poi vanno a casa, insomma, non ricevono nulla sostanzialmente. Il migliore dei migliori vincerà la gloria. Ovviamente sto un attimo parlando un po' a casaccio, sto andando un po' a braccio perché come potete vedere in alto a sinistra sul monitor dei tempi, ebbene sì, questo è un evento estremamente particolare, estremamente unico, perché come potete vedere siamo in Q1, quindi per questo appuntamento ci saranno qualifiche complete, quindi avremo un appuntamento appunto di 18 minuti per la Q1 giusto in questo momento, poi avremo la Q2, la Q3 e poi successivamente avremo la nostra gara da vivere tutti insieme a noi. Sì, un format diverso, è la prima volta che si vede nel nostro sito. Diciamo che sarà molto interessante capire un po' anche i piloti che fanno la 100% come si adatteranno a una 50%, che diciamo come gara è un po' diversa rispetto alla classica gara di Formula 1 che si fa nel 100%. I piloti in questo momento sono tutti ai box con Danirco, che adesso è uscito sul tracciato, come anche Posluca, che fa segnare il primo tempo in 1:42.576. 18 piloti in pista. Vedremo se Miche riuscirà quantomeno a fare la gara, perché in questo momento manca solo lui. Mauro Golda, invece, che era l'altro partecipante assente oggi, quindi partirà dal fondo in gara 2 giovedì. Interessante vedere un po' le prestazioni praticamente di tutti i piloti, compresi i Prime Sport, che dovranno vedersela con quelli della Pro e della Master. Sarà molto interessante e vedremo un po' chi vincerà questa gara, tra virgolette, dei migliori di quest'anno. Assolutamente, infatti intanto salutiamo tutti i telespettatori che in questo momento si stanno entrando appunto nella nostra chat, vedo anche un signore sbinato nel dock che saluta, che in realtà dovrebbe essere, ci dà un insight dai box della Mercedes. Tanto Pozzo Luca che fa segnare in questo momento giro record, un primo 42.576, primo tempo di giornata per quanto riguarda questa sessione, per quanto riguarda questa sessione di qualifiche. Nel mentre intanto entriamo, faccio comunque notare che, come ho detto giustamente,
il 100 dovranno abituarsi a una percorrenza appunto del 50%, ma è anche vero il contrario, ossia che ci sono sicuramente diversi piloti che hanno partecipato anche a campionati della Pro League o della Sport League, però comunque ricordiamo che anche i piloti che in questo momento corrono la 50%, il prossimo appuntamento che sarà fra 3 giorni, dovranno poi correre una 100%, per cui c'è tutto un rimescolamento di carte. Vedremo appunto chi la spunterà. Come hai detto tu giustamente, 18 piloti in questo momento registrati per questo evento, tutti i piloti in questo momento sono in pista, alcuni stanno effettuando il loro outlap, tra cui anche vedo un Z Pro Mauro, un Marco Ganu e anche un F22 che stanno facendo il loro outlap, mentre vedo che Danirco stava effettuando il suo giro cronometrato, il suo giro più veloce, ma ahimè purtroppo è uscito fuori di pista, infatti il suo giro si ritrova annullato. Sì, diciamo che con questo format delle qualifiche complete la strategia delle qualifiche comincia a cambiare molto di più rispetto a una qualifica normale che assistevamo nei campionati. Bisognerà contare bene le gomme, gestire i treni, e in Q1 è importante comunque salvarsi e entrare nei primi 15, quindi ricordiamo che in questo momento verranno eliminati gli ultimi 3 nella sessione, quindi ci sarà una gestione diversa da parte del tempo e del timing. Infatti potremmo vedere anche tanti piloti fare più giri consecutivi, come succede anche nella realtà, con lo stesso treno di gomma per migliorarsi. Posluca ad esempio sta facendo esattamente questo, ha fatto il settore record nel T1, tanti sono usciti adesso, quindi potremmo vedere o un run singolo o un doppio run per chi rischierà la tagliola nei primi 15 posti. Sarà molto interessante, anche perché abbiamo notato in qualifica in tutte le categorie tempi molto vicini, quindi potrebbe essere comunque interessante anche ai fini poi dopo della Q2, dove i piloti dovranno scegliere la mescola con cui partire, quindi sì. Diciamo che ci può essere strategia. Assolutamente, in questo momento cioè sicuramente si stanno sicuramente studiando i piloti, infatti siamo ancora nella Q1, ma sicuramente si staranno studiando per vedere quando poter uscire, quando poter entrare in pista per poter effettuare il proprio giro veloce. Intanto se non vado errato, Post Luca si è migliorato con un tempo di 1:41.964. I piloti stanno cominciando a raggiungere nella linea del traguardo per cominciare a segnare i propri tempi cronometrati. Infatti vedo che appunto Marco Ganu ha segnato un record del secondo settore e si è riportato a un distacco di circa 2 decimi fondamentalmente da appunto il pilota Alfa Romeo, che in questo momento sta guidando la classifica provvisoria. Mentre intanto vedo un Topping Kestrel, vincitore della Sport League, che ha rubato il secondo settore Fucsia per quanto riguarda il appunto il tentativo del secondo settore a Marco Ganu. Vediamo dove si posiziona il nostro Topping Kestrel, che in questo momento taglia il traguardo e guadagna la prima posizione distaccando di circa 4 decimi Pozzo Luca, che scende in seconda posizione. Ricordiamo che in questo Q1 comunque i tempi saranno leggermente più alti, anche 41,7 per Danilco, tempi più alti perché c'è meno grip, ovviamente poi nel Q3 ci sarà più grip. Altra nota margine, mentre i piloti stanno cominciando a segnare tutti i tempi, sistema di punteggio che è leggermente diverso rispetto ai campionati ufficiali. Abbiamo un punteggio stile MotoGP, quindi che va dal 25 del primo, 20 al secondo, 16 al terzo, 13 al quarto, dal quinto posto in poi ci sarà da 11, 10, 9, 8 fino ad arrivare al 15° posto, che guadagnerà un punto. Questa qualifica comunque è molto importante perché chi farà la pole position nel Q3 guadagnerà 2 punti, mentre chi farà il giro veloce ovviamente un punto. Questo un po' anche per riassumere il regolamento per quanto riguarda il sistema di punteggio. Possiamo già comunque adesso andare a vedere anche un po' i tempi, perché stanno cominciando a far segnare tutti il miglior tempo, con Topping Kestrel in questo momento più veloce da segnalare nelle prime 4 posizioni. Un pilota sport, un pilota master, un pilota della Prime e un pilota della Pro. Adesso si inserisce Sdem in terza posizione. Comunque vediamo già molto equilibrio nelle prestazioni in qualifica.
Intanto cominciamo a tenere d'occhio anche Luca Flaminio, che in questo momento si rilancia nuovamente per tentare di stampare il proprio tempo cronometrato, perché ha effettuato un tentativo, ma Ah, purtroppo tagliato. si vede che ha tagliato. Infatti il tempo gli è stato annullato. Pilota Williams, che in questo momento si rilancia nuovamente, sta percorrendo appunto la, non mi ricordo più le curve, perdonatemi. Attenzione Sta, Alberto, vai. secondo. Alberto secondo, distaccato di 30 centesimi, 30 centesimi. Intanto torniamo a controllare Luca Flaminio, che in questo momento è sul rettilineo del Cammella. Vediamo se dove si posiziona in questo momento il pilota della Williams all'interno della lista dei tempi. Intanto Matthew segna il primo No, settore Drago. record. Drago, primo settore record, Sì. 29.772, ma annullato, quindi ritorna a Matthew, 29.9 per Melisano, 29.9 anche per Taz, si sta lanciando Smokeman, 29.9 per Flaminio e 29.8 per Dr. Long. Eh sì, mancano 5 minuti al termine della Q1 e le ultime tre posizioni cominciano ad essere abbastanza bollenti. Infatti anche Raffo Idex, che non ha in questo momento effettuato nessun giro cronometrato, si sta lanciando in pista. In questo momento pilota McLaren, secondo classificato appunto per la Sport League, si lancia per effettuare il proprio Mettitaio. tempo cronometrato. Vai! Scusami, no, non ti volevo interrompere. Comunque, Matteo tagliato. Melisano va in quarta posizione. Sta avvicinando anche Luca, che comunque è buon parziale. Settore record per Smokeman. Dobbiamo tenere d'occhio anche Smokeman, se non sbaglio vincitore Master, e vediamo dove si posizionerà anche lui, il pilota Alfa Romeo. Intanto Luca taglia il traguardo e guadagna la quarta posizione con un tempo di Tutti lì. 1:41.824. Sì, vero? Tutti lì Tutti lì. con Stefano Canino, che in questo momento è l'ultimo con 42,9. Per il momento in 8 decimi sono i primi 11. Dobbiamo aspettare ancora Smokeman, Matthew, Drago Lievitato, Raffo Idex. Con Alberto, che al secondo giro fa 41,2. E anche sì, teniamo d'occhio anche Smokeman, sempre primo settore record. Andiamo a vedere il pilota Alfa Anche Romeo, che in questo secondo. momento anche secondo settore record per lui, si sta dirigendo appunto verso la chicane della bassa stop, ultima sequenza di curve prima di tagliare il traguardo. Percorre l'ultima curva, si rilancia nuovamente, DRS aperto, e si posiziona in prima posizione con un tempo di 1:41.117, distaccando Alberto di un decimo. Matthew 29.8 nel primo settore, come anche Raffo Idex 29.8, 29.9 per Luca Flaminio. Attenzione, perché in questo momento nella tagliola ci sono Matthew, Raffo Idex e Emis, che in questo momento sia Emis che Drago Lievitato ancora non sono usciti dai box. Raffo Quindi Idex, mi pare giro annullato, eh. sì, non è buono per lui perché mancano 3 minuti, quindi deve rimanere necessariamente fuori nel tracciato per fare un altro giro. Non avrà tempo per entrare. Settore record invece per Matthew. Sì, vediamo dove si posizionerà il pilota Ferrari. In questo momento sta percorrendo anche lui la bassa stop. Senza problemi per il pilota Ferrari, va sul traguardo, è 41.217, si piazza alle spalle di Smokeman, quindi per ora Smokeman, Matthew e Alberto, i primi tre con 41.1, 41.2, 41.2. Attenzione, perché in questo momento nella graticola ci sono Drago, Raffo Idex e Emis, con Drago Lievitato che è uscito adesso. E Emis è ancora ai box, vedo, eh. O esce all'ultimo, oppure come ha fatto Drago, oppure credo che non voglia fare il giro di qualifica. Attenzione, perché se Drago Lievitato e Raffo Idex segnano un tempo migliore, sulla graticola vanno Stefano Canino e Dr. Long, e quindi loro sono già usciti in pista. Non è uscito Zeta Pro Mauro ancora, quindi decide di rimanere ai box. Tutti gli altri sono già fuori per il secondo round, secondo run, non round. Intanto Emis vedo che è uscito in pista, quindi è uscito veramente all'ultimo. Vediamo se dove si posizionerà il pilota Racing Zeta Pro Mauro Point. non esce. Vai. Scusami, ma Zeta Pro Mauro che in Vai. 13esima posizione non esce, quindi rischio per lui. Non esce Sì. neanche Poz Luca. Sono usciti invece gli altri, quindi vediamo un po' se potrebbe rimescolare tutto. Dobbiamo vedere i settori. 29.9 per Canino nel T1, 29.9 anche per Raffo Idex.
Sì, teniamo d'occhio appunto Stefano, il 2 McLaren che in questo momento sta percorrendo il primo settore. Vediamo, pare siano abbastanza vicino l'uno all'altro se non vado errato. Tra l'altro, Idex sta percorrendo, ha appena tagliato l'intertempo del secondo settore. Vediamo se per lui sarà settore record. Non è settore record, però sì. Perde tanto perché 44.0 per ora è sui tempi di F e di Zeta Pro Mauro, attenzione. Teniamo d'occhio Raffaele Dex in questo momento perché ormai è in dirittura d'arrivo, 44 secondi al termine della sessione. Raffaele Dex si 42.0. posiziona 42-0, si posiziona in undicesima posizione, portando il suo compagno di squadra sulla graticola. In questo momento, vai. Sta arrivando Stefano Canino, occhio perché sta facendo tempi interessanti. 42.3, si piazza dietro Zeta Pro Mauro, ma è in bilico. Attenzione. Sì. Drago lievitato, 29,9 nel primo settore. F si migliora nel T2 con Drago lievitato pure che sta facendo un tempo che può qualificarlo. A rischio serio è Stefano Canino. Vediamo se avrà anche modo di nuovo il pilota McLaren di rilanciarsi nuovamente perché vedo che non ha preso bandiera, quindi questo qui sarà il suo ultimo tentativo, o la va o la spacca. Però Dentro Drago. vedo che Stefano Canino, se Stefano Canino gira annullato per lui, è molto a rischio il pilota McLaren. Attenzione, e Emis fuori anche lui, ha annullato il tempo, 29-9, quindi Emis partirà ultimo, Stefano Canino fuori, l'unico che può insidiare Zeta Pro Mauro in questo momento è Dr. Long, che però nel primo settore paga la bellezza di 2 decimi rispetto al suo miglior tempo. Che mi sa che si è andato a muro, sì, è Sì. andato a muro nel secondo settore. E quindi abbiamo gli esclusi. Demis, Dottor Long e Stefano Canino sono gli esclusi di questa Q1. Ti dirò, comunque 12 piloti all'interno di un secondo, di cui in questo momento i primi 4 sono all'interno di mezzo secondo di distacco tra loro nel giro più veloce, quindi potrebbe essere molto combattuta questa qualifica. Si stanno Non so migliorando. se Vai, sì. è il primo caso in cui un pilota Prime supera la Q. Sicuramente l'anno scorso mi sembra di no, non vorrei dire una fesseria, poi ricontrollerò magari perché Pozzo Luca si è qualificato come pilota Prime. Ma anche F, se non erro, si è qualificato perché è Anche F è 14esimo. vero, già sono 5, sì. Stefano Canino, ad esempio, non si è qualificato rispetto a Zeta Pro Mauro per la bellezza di 85 millesimi. Questo può bruciare, questo può bruciare assolutamente, ma ovviamente mai dire mai, qui siamo soltanto alle qualifiche. Le qualifiche sì, sono importanti, ma ricordiamo che comunque abbiamo una 50% fra mezz'ora, quindi sicuramente è pane per i denti dei piloti della Prime e della Sport, in quanto hanno lavorato su una distanza del 50% praticamente per quasi tutto l'anno, quindi sicuramente mostreranno il loro estro fra poco. Intanto, piccolo recap velocissimo per quanto riguarda questa Q1: Smokeman, Matthew e Alberto sono i primi top 3 per quanto riguarda questa Q1, subito seguiti da Top Inchester, il Danirco, il Drago Lievitato, Luca Flaminio, Fit Talz, Melisano, Sdem, Pozzo Luca, F, Raffaidex, Marco Ganu e Zeta Pro Mauro, mentre gli esclusi da questa Q1 sono appunto Stefano Canino, Dottor Long e Emis. Con Miche che è appena entrato, probabilmente potrà fare la gara. Non so se è riuscito a scegliere la macchina, nel caso se no dovrà fare la gara col setup bloccato. Quindi diciamo che c'è anche Miche che per ora non si vede nelle qualifiche. È entrato proprio qualche secondo fa e partirà ultimo. Intanto vedo che l'ultimo giro ha riscattato un bevete e noi ovviamente diciamo alla vostra, noi beviamo. Perfetto, mi sento già reidratato. Intanto
diamo anche un'occhiata alla chat. Come dice il buonissimo di legge che salutiamo, il banco di prova è importante per chi l'anno prossimo vuole tentare l'ingresso in master. Misurarsi con i primi 5 può aiutare a capire a che punto si è. Giustamente, è assolutamente un banco di prova interessante. Sarà comunque da vedere appunto quando uscirà il prossimo gioco, sapendo che appunto le modalità di interazione di guida sicuramente cambierà rispetto a quest'anno corrente, però è da dire che appunto è una cosa estremamente importante perché permette già di dare una piccola idea, una piccola vaga idea sulle proprie capacità. Su dove andare a migliorare, su cosa correggere, quindi sicuramente è un banco di prova molto interessante. Sono iniziate le Q2, 14 minuti al termine della sessione. I piloti stanno cominciando ad uscire in pista. In questo momento vedo Top Inchestra e Lefos Luca che sono entrate immediatamente Sì. all'interno della pista. Intanto comincio a vedere forse qualcuno che monta già le gomme medie. Sì, perché questa Q è molto importante perché per i primi 10 partiranno con quelle gomme che avranno fatto segnare il tempo in questa sessione e dal monitor di servizio per ora vediamo qualche pilota con gomma media subito uscire, molti hanno gomma rossa, potrebbe anche essere una gomma usata nel Q1 per prendere confidenza per poi dopo montare gomma rossa fresca nel Q2, sì, nel secondo run per poi tentare l'attacco ai primi 10, quindi questa è una sessione già molto importante per stabilire le strategie di inizio Gran Premio, soprattutto considerando il fatto che è una 50% e quindi diciamo le strategie di solito sono una sosta e quindi non c'è molte cose da inventarsi, solamente la mescola con cui si può partire all'inizio gara. Ti faccio una domanda molto così, a bruciapelo. Secondo te chi utilizzerà le gomme medie in Q2? Allora, dal mio punto di vista ho visto i primi tre che erano Mattia, Matthew e sì, scusate, Matthew, Alberto e Smokeman che sono stati molto rapidi facendo un unico giro, quindi credo che loro hanno grandi chance di poter montare la media. Occhio che però ci potrebbero essere gli outsider, ovviamente chi si era qualificato tra l'undicesimo e il quindicesimo posto in Q1 che potranno optare per gomma rossa per entrare nei primi 10, quindi poi dopo chi ha gomma gialla deve decidere se partire in mezzo al gruppo oppure cercare di partire davanti. Non è facile perché la decisione non spetta soltanto a loro, ma va in base anche a come si evolve la qualifica. Assolutamente, infatti, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Ti ricordo che abbiamo visto una partenza in Q1 abbastanza grigetta, quindi nulla ci vieta di pensare che può succedere anche un piccolo rovescio imprevisto. Quindi sarà interessante vedere come si evolverà la situazione appunto in qualifica e soprattutto in gara, dal punto di vista meteorologico. E Intanto soprattutto, vai. come si evolverà la pista, perché ad ogni sessione la pista si evolve sempre di più verso il meglio, quindi i tempi che si sono fatti in Q1 possono essere poi molto più veloci nel Q2 e ancora più veloci nel Q3. In questo momento vediamo che i piloti sono metà con la rossa e metà con la gialla, quindi vediamo quanti piloti si vorranno qualificare con la gialla e chi poi dopo il primo tentativo deciderà di o rimanere fermo o montare una gomma rossa. Lì sarà tutto a decisione dei piloti e sarà interessante. Intanto i piloti stanno cominciando a tagliare il traguardo, il mini traguardo del primo settore con Taz e Melisano che detengono il settore record con Taz che sfortunatamente Tagliato. annulla il giro. Dica. No, no, stavo dicendo che Taz ha tagliato. Drago nel primo settore ha fatto un ottimo 29,9 con le medie. Gran primo settore per lui, veramente molto veloce. Però le medie nel settore centrale fanno più fatica rispetto alle rosse. Attenzione, Post Luca è il primo a far segnare 42,3, credo con gomma usata però. Intanto Melisano giro record, sì, giro record, perdonatemi, settore record anche nel secondo settore con 43 secondi e 6 rispetto a Poz Luke. Vediamo dove si posizionerà il pilota della Renault.
rispetto appunto a Dota Alpha, anche se al momento è abbastanza prevedibile. Vediamo, mancano 10 minuti al termine della sessione, vediamo come si posizioneranno anche gli altri piloti. In questo momento stanno cominciando ad uscire in pista e stanno effettuando il loro giro cronometrato. 42-3 per Drago Lievitato con gomma media, non è ottimo per lui, considerando il fatto che questa, se si vuole qualificare tra i primi 10, è una gomma che bisogna usare per il primo stint, fare più giri potrebbe essere deleterio. 41-6 di Melisano dà più o meno la prova che la rossa è nettamente più veloce della media, quindi non sarà facile qualificarsi con la gomma gialla e vedremo forse qualche pilota cambiare strategia nel secondo run. Vediamo come si evolverà la situazione. Intanto vedo uno Smokeman che sta continuando a scaldare le gomme, zigzagando per tutta la parte del terzo settore. Sta scaldando molto bene le gomme per potersi lanciare con le coperture bene, ben calde, che possono assicurare un ottimo grip. Intanto del Danir con giro annullato, come anche di nuovo Con la per media. Ed Talz. Sì. era con la media, quindi questo non va bene per Danirko. Matthew sta facendo un ottimo giro con la media, però è più lento di Melissano, potrebbe girare sul 41 alto, che però non sarebbe male come tempo. Tanto si è girato Z Pro Mauro a Puon. Intanto sto cominciando a tenere d'occhio Smokeman. Matthew secondo, 41,9 con la media. Se i piloti vanno come hanno fatto nel primo stint con la rossa, tutti sul 41, perché abbiamo visto un gruppo compatto sul 41, molto difficile per chi ha optato la gialla a qualificarsi nel Q3. Eh sì, è probabile, è molto probabile. Intanto ti segnalo Marco Ganu, record nel secondo settore. 41,6 infatti nel 43-4. finale. Infatti si porta in seconda posizione, mentre Smokeman 29-9 nel primo settore, 29-9 nel 900 per essere precisi, quindi è sul tempo del primo classificato. Poz Luca ruba lo scettro del primo settore, Fucsia da Melissano, e se lo tiene ben stretto, 29-8, 174 per lui. Attenzione, Poz Luka intanto rallenta. Attenzione perché Smokeman potrebbe fare o la pole lì vicino. 41,7 ed è terzo. Mamma mia, gran tempo di Smokeman con questa copertura gialla. Come anche Mattia sono molto vicini i primi. Ma se montassero la rossa tutti, potrebbero, no, potrebbe essere sufficiente questa strategia con la media. Sono molto al limite. Tanto mancano 7 minuti al termine delle qualifiche. In questo momento i piloti che sono in questo momento esclusi dal passaggio in Q3 sono Danirco, Zeta Promauro, Alberto, Luca Flaminio e Raffo Idex. Alberto che è uscito con gomma media, Sdem sta cercando di fare il tempo con la media, Danilko farà un secondo giro mentre Top Inchester sta girando forte con gomma soft. Vediamo nella parte centrale per lui che è un ottimo settore centrale, potrebbe puntare alla prima posizione. Sì, infatti, intanto ti segnalo Raffo Idex, quinta posizione per lui con le gomme medie, mentre Top Inchestrel con gomme soft, giro cronometrato, secondo settore record per lui, 43 secondi e 439 millesimi. Sul traguardo Top Inchestrel intanto sta per chiudere il giro in 1:41,4 e va in prima posizione, ottimo tempo perché comunque essendo primo con 41,4 fa sì che si potrebbe tranquillamente fermare i box e rimanere dentro i primi 10. 42,1 per Sdem, non male, non Sì, male veramente il tempo di Sdem come anche quello di Raffo Idex. assolutamente sì. Con gomma media vediamo intanto Smokeman, che in questo momento sta percorrendo a bassa velocità il mini traguardo del secondo settore. Sta sicuramente preparandosi per fare un nuovo giro cronometrato. Mentre per quanto riguarda i piloti che rischiano, sono lì lì per rischiare, vediamo Luca Flaminio che si è portato in undicesima posizione con gomme medie con un tempo di 1:42,6.
mentre Dan Hirko in questo momento è in, su Renault è in 13ª posizione, si sta migliorando, vediamo dove si posizionerà. Sì, intanto a rischio è soprattutto Pozzluca con 42.3, arriva adesso Dan Hirko, ultimo settore 41.8, si frappone tra Sdem e Matthew in sesta posizione. Tanti piloti hanno deciso di fare il tempo con la media, ma attenzione perché F e Drago Lievitato e Pozzluca potrebbero montare le soft, come anche Z Pro Mauro, e ancora deve fare il tempo sia Talz che Alberto con la media, quindi si può rimescolare tutto a 4 minuti dalla fine. Tanto fammi andare a vedere, mancano appunto Talz, Z Pro Mauro e Alberto che non hanno ancora effettuato un tempo cronometrato, mancano, se non vado errato, mancano 4 minuti e 30. Sì, da notare che Matthew e Dan Hirko hanno fatto più di un giro con questa gomma media, mentre Smokeman, Sdem e Rafuidex hanno fatto solo un tentativo con questa gomma gialla, mentre Luca Flaminio ha fatto due giri con questa gomma gialla e probabilmente sta rientrando in box in questo momento. Situazione molto intrigante con Talz che per ora è in pista e sta facendo 31 nel T1. Tanto Talz effettua il taglio tra guardia del primo settore con un intertempo di 30 secondi e 1, taglia anche il secondo settore con un tempo di 47 secondi e 1, con una buona media anche lui. 47.1 è alto, quindi probabilmente farà un altro giro. Intanto F è uscito con gomma soft e attenzione perché c'è pure Alberto che adesso sta facendo il giro, quindi bisogna anche tenere conto di Alberto. Vedremo in quanti usciranno con gomma rossa nel secondo stint, nel secondo run, scusate. Sì, però bisogna tenere da conto anche Alberto che in questo momento primo settore con un tempo di 29 secondi e 9, quindi in linea coi primi sostanzialmente, vediamo dove si posizionerà in classifica, soprattutto metterà a rischio probabilmente Drago Lievitato che in questo momento è ai box, mancano 2 minuti e 50 al termine della sessione, tutti i piloti in questo momento sono ai box tranne F, Talz e Alberto che in questo momento sono in pista. Vedo una Red Bull che è uscita. Attenzione perché il tempo di Alberto è molto importante ai fini soprattutto personali, perché è l'unico tentativo che potrà fare con la media, quindi avrà soltanto i giri con le medie, non potrà cambiare più strategia anche perché non riuscirà a fare in tempo. Vediamo chi sono usciti con gomma rossa, e sono usciti proprio F, Drago Lievitato e Pozzluca, e quindi devono stare molto attenti anche gli altri. Gomma rossa anche per Flaminio che probabilmente sta per uscire, come anche per Rafuidex. Stanno cominciando a uscire 41.8 Alberto. Sì. Vai. No, scusami. 41.8 per vai. Alberto si piazza davanti a Dan Hirko che ha messo anche lui gomma rossa. E attenzione perché stanno uscendo tanti in gomma rossa. Quindi occhio perché chi ha gomma media non è molto salvo. Sì, perché comincia a essere rischiosa la situation. Vediamo come si evolverà la situazione. Manca 1 minuto e 40. Dan Hirko fuori con la rossa, Rafuidex fuori con la rossa, mentre Sdem si prende il rischio col 42.1 con la gomma media. Talz si mette in decima posizione, 42.2, ma è assolutissimamente a rischio. Tutti i piloti che sono usciti fuori adesso sono su gomma rossa. Sì, perché ormai... Anche Mattia, Matthew, gomma rossa anche lui. Infatti F vedo che si è in linea con i suoi tempi per quanto riguarda il primo settore in questo momento. Dovremmo vedere bene. Annullato. Sì. F annullato e non ha credo un altro giro, se ce l'ha veramente per qualche secondo. Sì, deve correre per avere la possibilità di poter effettuare un nuovo giro. Andiamo a prendere a questo punto i piloti che sono a rischio, quindi diciamo uno su tutti Drago Lievitato che ha iniziato adesso il giro. Infatti andiamo a vedere Drago Lievitato, teniamo d'occhio anche Talz, Rafuidex e tutti gli altri. Attenzione!
Fucsia, vedo per fucsia. Drago Lievitato. Vedo fucsia, vedo magenta e l'Alfa Tauri di Drago Lievitato che segna il settore record per la prima parte della pista con un intertempo di 29 secondi e 7. Pozluca anche 29.8, si migliora tantissimo e coi tempi dei primissimi, occhio. Sì, cominciano a scalpitare. Intanto le qualifiche sono terminate, sventola la bandiera a scacchi. Bandiera per Rafuidex che non è riuscito a completare il giro con la rossa ed è a rischio serio di eliminazione con quella media che è difficile che possa tenerlo dentro i primi 10. Si sta migliorando tantissimo Drago Lievitato, occhio perché la pista è migliorata parecchio. Sì, bisogna stare all'occhio. In questo momento bisogna stare all'occhio, tutti i piloti migliorano il proprio intertempo del primo settore. Drago Lievitato non effettua giro il settore record nel secondo settore, ma si migliora sicuramente. E attenzione perché Drago potrebbe puntare tra i primissimi ed è pole provvisoria per lui e quindi butta fuori Tals. Tals è sicuramente eliminato, ma occhio perché arrivano tutti gli altri. Teniamoli d'occhio. Pozluca sul traguardo, 42-1 ed è dentro, nono, butta fuori Rafuidex. A rischio Slam. Ed è un rischio grosso perché Luca Flaminio si sta migliorando tantissimo e anche F comunque si è migliorato molto nel T2. Occhio perché ci potrebbero essere dei ribaltoni. Sì, vediamo subito in questo momento Luca che sta terminando il proprio giro, siamo alla bus stop, apre l'acceleratore, apre il DRS, si posiziona 41-8 e arriva anche Z Pro Mauro sul traguardo, 42-4 però è dietro e quindi abbiamo i 5 eliminati della Q2. Esatto, i 5 eliminati sono Poz Luca, Sdem, Rafuidex, Taz e Z Pro Mauro. Con F che è riuscito a migliorarsi 42-0 ed è passato in Q3 per circa un decimo e mezzo su Poz Luca. Stanno cominciando a delinearsi, però con attenzione perché fammi vedere un attimo chi ha montato effettivamente le gomme medie. I piloti master, Smokeman, Matthew, Alberto e Danirco. Chissà se questa scelta può pagare, soprattutto contando che siamo su una 50%. Potrebbe pagare molto, perché partire con una gomma più dura significa allungare il primo stint e poi con la gomma rossa andare molto più forte nella parte centrale. Hanno fatto un gran tempo e sono tutte e quattro qualificati. Occhio però che la Q3 adesso loro possono rifare il tempo con la rossa, quindi potremmo anche trovare almeno tutti e quattro che possono stare tranquillamente là davanti insieme a Drago Lievitato, Topping Kestrel, quindi diciamo che poi dopo invece di stare attenti al gruppo saranno comunque là davanti con una mescola di svantaggio in partenza ma poi dopo con una mescola di vantaggio nel finale di gara. Voglio sottolineare un po' per campanilismo perché comunque è come se li avessi cresciuti io, ok, va bene, vedo Topping Kestrel e Melissano che in questo momento si sono issati sugli ultimi due posti riservati al podio, quindi questa cosa mi fa estremamente piacere, se devo essere onesto. Vediamo. La terra di Chad. Eccolo lì, esatto. Signori, mi dispiace, io ve l'ho chiamata. Prima curva andrete fuori totalmente. Mi dispiace, nota, ma è accaduto. Nota di margine, anche F comunque si è qualificato all'interno della top 10. F che è un pilota prime, quindi diciamo abbiamo tutti i rappresentanti, almeno un rappresentante ciascuno per ogni categoria, quindi molto buona questa cosa qua. Esatto, assolutamente. Intanto Q3 è partita, 11 minuti e 33 al termine della sessione, il cielo si è incupito nuovamente al di sopra del circuito di Spa-Francorchamps. Intanto andiamo a vedere subito la chat del famoso sito violaceo, come direbbe il nostro come diremmo noi il nostro sito fucsia. Abbiamo Hiroshi che commenta, intanto che lo bacchetteremo dopo, quattro piloti di quattro diversi campionati in Q3 e dopo le non sbinnate di Mazepin di ieri si continuano a buttare punti canali. Benissimo, perfetto, mi sa che non dovevo leggerlo. A quanto la pole ci chiedono a questo punto? Quanto può essere la pole secondo voi? Io dico che si va sul 40, quindi vado sul 40 4750.
sono un po' troppo preciso comunque, secondo Vai, me. 47, faccio così, Io 47. rimango più largo, siamo su 40 alto. Wood, mi ha tirato fuori dalla Ah. sessione. Voi ci siete ancora? Sono caduto Sì, ci sempre. siamo ancora, sì. Ok, mi potete rinvitare. Mi ha dato errore il solito CP7. Subito, subito, subito Ok. arrivo. Grazie. Beh, sì. Se mi fai un favore, caro il mio Jacopo, anche Emis, ho provato a reinvitarlo a però mi sa che non ha ricevuto il mio invito. Intanto vado a controllare la chat mentre i piloti stanno cominciando a scendere in pista, tranne Smokeman, Topin Kestrel e Danirko. Anche la chat pensa a delle possibili a dei possibili tempi per quanto riguarda la pole position. Dico 46, 46, 45, NCVR 46 ci fa notare che la pole della Pro League è stato 1.49 da parte di Mike, 1.45 in master, mentre Smokeman Ece a suo tempo 1.47. 1.47. Sarà sicuramente interessante, vedremo come si evolverà la situations, perché non sarà sicuramente semplice. Tutti i piloti in questo momento sono in pista, a parte Danirko, anzi, Danirko, volevo prendere un po' in giro Esatto. Luca. Adesso vedremo un po' i reali valori in campo. Occhio perché Smokeman si è lanciato subito, dovrebbe essere addirittura il primo ad essersi lanciato il campione del mondo della Master League 2020. Anzi, no, scusatemi, non si è lanciato, ma si sta lanciando. Quindi il primo su tutti è Luca Flaminio, proprio lui, il primo a effettuare il tempo. Occhio perché alcuni potrebbero avere gomma usata visto che hanno usato un po' di gomme rosse nel Q2. Va bene. È vero, assolutamente, questo è sicuramente da non sottovalutare. Intanto teniamo l'occhio su Luca Flaminio, che è stato il primo appunto a effettuare a completare il suo giro di lancio. Lago. Drago lievitato, 29 secondi e 795 millesimi. In questo momento settore record. Drago molto veloce nel T1, macchina che potrebbe essere scarica per lui, perché è sempre stato uno dei più veloci nel Q1. Ah, giro tagliato per lui, quindi Aia. 29.8 per Alberto e 29.8 per Matthew, 31 per Melisano. Intanto vediamo se trova il record per Alberto 29.8. 31 per F nel T1, 43.6 per Luca Flaminio nel T2, bandiera gialla nel T3, credo che sia rallentamenti per il lancio del giro, sì. Sì, sicuramente. Intanto abbiamo un insight da parte di Rafoidex, che si vede che i commissari sono stati troppo severi con lui e bisogna mostrare un esposto al nostro Mark, caro Raffo, mi dispiace. Si vede 41, vai. che è stato troppo cattivo, vai, dimmi pure. No, 41,9 per Flaminio, 43,0 nella parte centrale per Alberto che sta spingendo Matthew. tantissimo, 43,1 per Matthew, che va in pole. Sì, con un tempo di 41.0 subito scavalcato da Alberto, 1.40 970 millesimi. 120. Topping! Fucsia nel Topping. T1! Sì. Smoke 29.8, Topping 29.8, ha fatto 12 millesimi meglio, 50 millesimi peggio invece Danilko con 29.8 anche lui. Stanno cominciando a dare spettacolo. Io credo che il mio 47 non regga come giro veloce, eh. Non ci devi pensare, perché sennò ti rintristisci. Non voglio che tu ti intristisci, perché sennò mi Capisco. intristisco anch'io. Mi raccomando, rimani concentrato. Allora, Smokeman non fa segnare nessun settore record, però Ha perso intanto tantissimo. 4 decimi ha perso da Alberto che aveva fatto 43.0, ha fatto 43.4. Mezzo secondo Topping ha perso nella parte centrale. Topping che va terzo. 41.2. Probabilmente anche come dire, anche la pressione per poter effettuare un giro buono
sì, quello sicuramente, che fa giocare brutti scherzi. Topping ha fatto il record nel primo e nel terzo settore con Danirco 41-1, Smokeman 41-2, Topping 41-2, mentre Ganu si sta lanciando, Drago pure sta ritornando ai box, quindi diciamo che un po' tutti il primo tentativo l'hanno finito. Primo tentativo col fuoco, praticamente in mezzo secondo abbiamo 5 piloti. Questo è abbastanza... Scusate, in tre decimi, 5 piloti. Ecco, ancora più eloquenti, diciamolo, dai. È ancora più importante come distacco. Intanto vedo che dalla chat il nostro incredibile Mark è arrivato. Un saluto da Mark, un saluto a Mark. Mi raccomando, il taccuino mettilo via per oggi, dai, per favore. 4 minuti e 52 al termine della sessione. I piloti stanno in questo momento rientrando ai box. Andiamo a vedere anche sì, Topping Kestrel, Smokeman e Danirco, ormai anch'io non so più come si pronunci il suo nicknames. Hanno preso in giro Luca Flaminio per 50 anni, abbiamo scoperto che è Danirco, se lo chiamiamo anche noi Danirco ci fucilano. Beh, guarda, ti dirò, va bene, nel senso io sono ambasciatore non porta pena, come si suol dire. Intanto Topping Kestrel rientra ai box, come presumibilmente anche Smokeman e Danirco. Stanno guadagnando in questo momento la bus stop, vedo che stanno rientrando, sì, in questo momento tutti i piloti sì, sono tutti i box. Rientrati ai box, momento di tranquillità per quanto riguarda l'azione in pista in questo momento. Andiamo a controllare un sondaggio, vedo che, attenzione, sondaggio alla Badolato, attenzione, qui abbiamo il signor Andrea Badolato, quindi direi che lo può leggere lui, secondo me. Tanto non credo che è collegato in questo momento. Sì, esatto. Parlando invece, che siamo un attimo in calma apparente con solo F, che in questo momento è uscito per scaldare le gomme e iniziare il suo unico tentativo in questa Q3. Interessante notare come Topping Kestrel ha fatto Fuchs nel primo e nell'ultimo settore, quindi segno che è molto forte nei tratti veloci, paga però qualcosa nella parte centrale. Attenzione a Drago, che aveva fatto segnare 29.7 nel T1 annullato, che sarebbe stato il T1 più veloce, e in questo momento dobbiamo stare attenti perché qualche pilota può aver usato una gomma usata nel Q3, questo primo tentativo per prendere confidenza, e adesso tutti avranno gomma nuova nel secondo run e vedremo un po' le prestazioni. Comunque si conferma i primi 4 della Master, però Topping Kestrel molto vicino, potrebbe dar fastidio, e attenzione perché Topping Kestrel parte con gomma rossa, se parte davanti insieme ai piloti Master potrebbe dar fastidio, soprattutto nelle prime tornate. Sì, assolutamente, ma ti faccio notare anche un'altra cosa, avevo visto con la coda dell'occhio, mentre i piloti stanno cominciando ad uscire nuovamente in pista, mentre mancano 2 minuti e 20 al termine dell'ultima sessione di qualifica, ho visto Mick che è entrato nell'area. Quindi riprendo un attimo il sondaggio che aveva richiesto NCVR46, dove chiede dove arriverà Mike in gara, contando che non ha effettuato la qualifica. Top 3, top 5 o top 10? Allora, velocemente, prima che tutti i piloti stanno a fare il tempo, Mike sarà molto difficile perché di solito in queste condizioni il setup non viene caricato, quindi lui avrebbe un setup base. E sappiamo tutti che comunque il setup è importante, quindi la vedo veramente difficile se riesce a partecipare. Tanto ci sono dei piccolissimi problemi audio, mentre tutti i piloti si sono lanciati in pista per il loro outlap, mentre mi sa che F è il primo, se non vado errato, ad avere il giro cronometrato. Andiamo subito a vedere il live timing, e infatti 30-0. Abbiamo sì, e i primi tre piloti che sono usciti in pista sono i piloti che non hanno effettuato un tempo cronometrato, sia appunto Drago Lievitato, F e Ganu. Vediamo subito con la coda dell'occhio F che potrebbe scavalcare questo terzetto.
su Alfa Tauri, adesso ho cominciato a tenere d'occhio anche tutti gli altri piloti che in questo momento stanno per tagliare la linea del traguardo e iniziare l'ultimo giro, mentre mancano 40 secondi al termine delle qualifiche e alla visualizzazione della bandiera a scacchi. Fucsia per Diego Drago Levitato, 29 secondi e 8. Sì, importante per lui perché ha un solo tentativo, come anche F. Marcugano. Marcugano ha fatto 29,9. Poi adesso il prossimo ad arrivare sarà Melissano nel T1 e poi Topping Kestrel. Eh sì, ti teniamo d'occhio. Tanto F si posiziona in settima posizione in questo momento. 41,9 per lui. Occhio perché stanno arrivando tutti nel T1. 29,9 per Melissano nel primo settore. Mentre sto seguendo il giro di Drago Levitato, che non è male, anche la parte centrale per lui non è male, potrebbe piazzarsi addirittura nella zona tra Smokeman, Danirco e Topping Kestrel. Infatti Topping in questo momento non si migliora nel primo settore, come anche F. Marco Gano intanto sesto, 41,4 per lui, conclude la qualifica, arriva Drago Levitato sul traguardo, 41,231, si piazza alle spalle di Smokeman, ma occhio perché super primo settore di Smokeman, 29,714. Sì. 29,714 per l'incredibile, mai dimenticato, Alberto Annullato, Alberto Annullato non potrà migliorare. Questa può essere una brutta tegola per il pilota Mercedes in questo momento. Vediamo come si posizioneranno anche gli altri piloti alla luce appunto dei miglioramenti che si stanno verificando appunto sulla pista. Attenzione perché il settore centrale di Topping comunque è stato molto buono, potrebbe comunque piazzarsi davanti a Smokeman in questo momento, che sta facendo un super giro. Matthews secondo settore record, 43,0 netto. 43,1 invece per Smokeman, che però va all'attacco della pole di Alberto. Occhio, ultime curve per lui, vediamo se esce bene dalla chicana, dalla bus stop. 1,40, 866 pole, ma attenzione a Mattia, 1,40, 859, 7 millesimi Mattia davanti a Smokeman. Intanto Danirco gira annullato, e infatti ha tagliato il traguardo, non si è migliorato. Direi che in questo momento l'ultima persona che forse manca è Luca, in questo momento sta percorrendo l'ultimo settore. Sì, ma sta andando piano, quindi può darsi che rientra in box e quindi finisce qui la qualifica. Finisce qui, signori, la qualifica per quanto riguarda questo primo appuntamento delle finals di Formula Italian Team sul circuito di Spa-Francorchamps. Ricordiamo finals, i primi 5 classificati di ogni categoria, di ogni campionato di Formula Italian Team gareggia tutti insieme per decidere chi sarà il migliore dei migliori. In questo momento ricapitoliamo molto velocemente la top 10. Abbiamo Matthew con un tempo di 1.40.859, subito seguito dall'Alfa Romeo di Smokeman, 1.40.866, Alberto 222 su Mercedes e Danirco su Renault a chiudere la seconda fila, terza fila per Topping Kestrel e Drago Levitato, quarta fila per Melissano e Ganu, in nona posizione F e in decima posizione abbiamo Luca Flaminio, mentre poi a seguire abbiamo tutti gli altri piloti che sono stati eliminati dalla Q3. Qualifica molto bella, i primi quattro veramente tutti attaccati, anzi fino all'ottava posizione siamo in sei decimi, con F. Flaminio invece a un secondo. Comunque grande livello di tutti, perché per esempio veramente piloti sport, piloti pro, ma anche F che è della Prime, sì. non lontanissimo dei piloti della Master, quindi veramente grande giro da parte di tutti. I primi quattro partiranno con la media, quindi occhio alla quinta sesta posizione di Topping Kestrel e Drago Levitato, che saranno i primi ad attaccare chi ha montato gomma media. E adesso sarà interessante vedere come si svolgerà la gara, perché ricordiamo per questo appuntamento la gara sarà al 50%, mentre nella prossima gara al 13%.
di maggio, questo giovedì, sarà una gara al 100%. Nel mentre la sessione si sta preparando, i piloti stanno iniziando ad entrare appunto in pista. Dobbiamo giusto andare a vedere la chat del nostro sito Fucsia. Nel nostro sito Fucsia ci sono alcune considerazioni rispetto alle qualifiche fatte dai piloti durante la regular season. Vediamo un attimo. Tutto molto bene. Se l'uomo qualifica oggi è lui sicuramente. Nostro Lopensky, che salutiamo e qui diamo un bacino. Mi manca il soggetto, perdonatemi. Quindi adesso ci puoi dire se secondo me intendi Marco Gano. Secondo me intendi Marco Gano, immagino. E pensare che F è partito tipo settimo in prime. E questo è interessante perché, appunto, come diceva appunto Jacopo, F è partito dalla prime che si posiziona in top 10 delle finals. Per quanto riguarda il primo appuntamento, questo è sicuramente importante. Intanto ricordo che il punteggio sarà. Non sarà standard, ma sarà un attimo particolare. Ci sarà un punteggio stile MotoGP, quindi un punteggio per tutti i primi 15 classificati alla gara, più per questo appuntamento un punto bonus per quanto riguarda la qualifica, più il consueto punto bonus per quanto riguarda il giro più veloce in gara. Intanto i piloti sono tutti pronti sulla linea di partenza mentre stanno per percorrere il giro di formazione. Giro di formazione, ricordiamo a questo punto un po' le gomme che i piloti avranno per questa prima parte di gara. I primi quattro con gomma media, quindi Matthew, Smokman, Alberto e Danirco. Gomma media che verrà usata anche da Pozluca in undicesima posizione, Sdem in dodicesima posizione e poi da Tals, quattordicesimo, a Miche, che è riuscito a prendere la macchina. In 19ª posizione vanno su gomme medie, gomma soft ovviamente per Top Inchestri, Drago Levitato, Melisano, Marco Gano, F e Fit Flaminio, e unico a usare gomma soft fuori dalla top 10 è Raffuidex in 13ª posizione. Sarà interessante perché adesso vedremo un po' il livello nella 50% di tutti i piloti, soprattutto Sì. vedremo come si comporteranno quelli che abitualmente corrono nella 100, che comunque avranno un'impostazione molto diversa rispetto a come erano abituati, insomma. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Quindi sarà sicuramente interessante vedere come si evolverà la situazione per quanto riguarda questa gara, che secondo me si preannuncia molto, molto interessante. Intanto Lopensky mi fa notare la gaffa enorme, esatto. Dicevi F, esatto. Confermo, sono io che sono stupido. Sempre Lopensky, attenzione agli accenti, amplificata dalla pessima gestione Flamin. Signori, mi dispiace, io non ho firmato per dire gli accenti giusti. Sto scherzando ovviamente, però ci sono delle brutte influenze, ci sono delle influenze particolari. Intanto i piloti stanno percorrendo in questo momento l'ultima parte del tracciato, si stanno dirigendo appunto sulla chicane bus stop con Matthew che fa da capofila a questo trenino di 19 piloti. I più forti per quanto riguarda tutte le categorie di campionato di Formula Italian Team. Intanto Danirco, 3 giri di Q sulla gialla, e qui un giro incide al 4% con gialla, dice di legge. Questo potrebbe essere interessante, quindi vedremo anche Anche come. Vai. Matthew aveva 3 giri sulla gialla, quindi sicuramente chi ha gomma un pelo più usata potrebbe accusare prima il calo, in una 50 si sente di più e quindi potrebbe rientrare prima, ma tutte le vetture sono pronte, quindi attenzione alla partenza. Attenzione alla partenza, sicuramente aspettiamo il go da parte dei commissari di gara. Hanno dato bandiera verde, i piloti sono pronti, stanno osservando il semaforo che accende le proprie luci, 4 luci, 5 luci, i rombi del motore V6 turbo ibridi si fanno sentire. Parte il Gran Premio delle Finals qui su Spa-Francorchamps, con i piloti che stanno dirigendo verso l'ultima curva, la prima curva. Vedo uno scambio tra me.
Matthew e Smokeman molto affiancati, vicini. molto vicini, per fortuna non percorrono affiancati l'Urush, però vedo che Smokeman Veramente ha un buono attaccati. spunto. Sì, veramente Sì. attaccati. Vai. No, sono ruota a ruota, ruota a ruota tra i due, con però Matthew che riesce a rimanere davanti al campione del mondo in carica della Master League 2020, subito dietro Alberto Danirco, quindi diciamo chi ha partito con le medie ha mantenuto la posizione, attaccatissimo Topping che dovrà per forza attaccare rispetto ai piloti che hanno gomma media, tutto comunque abbastanza regolare nelle posizioni, non ci sono stati contatti o quantomeno non abbiamo visto grossi incidenti, anzi c'è stato un contatto perché Zeta Pro Mauro ha danneggiato l'ala, 31% per lui. Intanto ti segnalo uno Zmike che è un fire, è entrato e sta subito mietendo Che vittime. Si è partenza! portato già in 13ª posizione il pilota Ferrari. Non si sa se ha preso il setup, se ha preso il setup potrebbe essere molto pericoloso, sta attaccando tantissimo, ha già guadagnato 7 posizioni in un solo in metà giro e occhio perché già l'attacco era Fuidex. Eh sì, teniamo d'occhio in questo momento la lotta per la 12ª posizione con Mike che è decisamente incattivito dalla situazione comunque, con anche Pozzo Luca che deve cercare di difendersi dagli attacchi della McLaren di Rafa Edex con Pozzo Luca che cerca di farsi vedere negli specchietti della vettura davanti, ossia di F, ma ovviamente il pilota AlphaTauri non demorde. Torniamo davanti, la situazione è abbastanza lineare, vedo forse che c'è un piccolo scambio tra una vettura che mi sembra in questo momento trasparente, non vorrei dire baggianate, mentre intanto Sì, diciamo che dobbiamo, cioè, ovviamente il solito c'è un problema del piccolo, gioco esatto. nella grafica con Matthew che però sta cercando di dare uno strappo impressionante con Smokeman che sta seguendo molto bene, un pelo al gancio sembra Alberto che però potrebbe ritornare, ovviamente lo strappo è dato soprattutto il fatto perché non vogliono farsi prendere il DRS da tutto il gruppone, però il problema è che però chi ha gomma rossa in questi primi giri sarà veramente a contatto con chi ha gomma media, quindi è importante creare un Attenzione, gap. attenzione dietro Poz Luca che si trova inghiottito da tutti i piloti che gli stavano dietro, forse c'è stato un piccolo danno, infatti vedo che c'è un danno tra F e Miche addirittura danno Sì. all'ala anche per lui e Pozzo Luca, quindi sicuramente c'è stato un qualche piccolo contatto di gara che ha inficiato Oh, ancora i piloti. Puan. Puan si sono aperti a ventaglio con tanti che hanno problemi all'ala anteriore, uno di questi è Miche che nella foga di recuperare sicuramente ha rischiato forse un pelo troppo, come anche Taz che perde la macchina e perde tre posizioni, forse quattro. Grande confusione nel centro gruppo, questa confusione che però ha creato una spaccatura importantissima tra i primi 9 e il resto della compagnia. Sì, assolutamente, infatti, una spaccatura veramente importante con i primi 10 che se la stanno fuggendo. Infatti, intanto dietro c'è uno scambio tra Zmike ai box. Molti vanno ai box, ovviamente chi ha rotto Sì, l'ala. Mike, F, Pozzo Luca. Mi sa che qualcuno invece continua ad andare avanti con l'ala rotta che è esattamente Zeta Pro Mauro che tenta di andare avanti. Forse il danno non è così invalidante. Primi 9 tutti attaccati, tutti che possono usare il DRS, situazione sfortunata per Fuidex che si trova proprio in mezzo a 2 secondi e mezzo da Luca Flaminio e quindi diciamo che è quello che subirà parecchio in questi primi giri senza DRS. Là davanti grande ritmo comunque dei piloti master perché i primi 4 con gomma media stanno facendo in questo momento un passo Attenzione, eccezionale. attenzione, lotta per la undicesima e dodicesima posizione con Zeta Pro Mauro che ha appunto danni all'ala che si trova in difficoltà nel settore più guidato del circuito, ossia il secondo settore che è stato superato da SDEM ed è subito incazzato da Talz, Stefano Canino e Dottor Long che ovviamente scalpitano lì dietro, infatti dietro Talz, Stefano Canino su McLaren va a largo alla Puon, perde il contatto con Talz e mostra il fianco alla Mercedes di Dottor Long che ovviamente cerca di sfruttare l'errore del pilota McLaren ma non ci riesce. Non ho respiro, Jacopo, io te lo dico, non ci stanno dando respiro oggi.
Rafuidex, che in questo momento sta cercando di chiudere sul gruppo, ha guadagnato 7 decimi nella parte centrale nel tentativo di riprendere il gruppetto dei primi 9, però sarà molto difficile perché deve cercare di fare massimo sforzo nella parte centrale e perdere poco nei settori più facili, tra virgolette, con lunghi rettilini. Sta cercando in tutti i modi di chiudere, però sicuramente in questo momento si sono creati due gruppi molto folti, ecco, tra la prima nona posizione, tra l'undicesima e la quindicesima, con Miche che Sì. invece ha montato rossa, dopo il rientro ai box. Diciamo che la situazione è molto particolare perché se all'inizio nelle gare regular season ci trovavamo i piloti che dopo 3-4 giri cominciavano a spezzettarsi in più sottogruppi, qui abbiamo un mega gruppo enorme, un trenino enorme di piloti che occupa le prime 10 posizioni con intanto Talz che ne approfitta e supera Zeta Pro Mauro alla fine del Kemmel. Un primo gruppo fondamentalmente di 9 piloti che praticamente è attaccato uno all'altro, mentre appunto dietro Rafwidex, che in questo momento si trova sostanzialmente in un limbo, mentre c'è poi un secondo gruppetto dalla undicesima posizione in poi, che il distacco si attesta intorno al secondo, ma è comunque abbastanza importante. Intanto dietro nelle retrovie, attacco di Poz Luca su F per la 17ª posizione. E Poz Luca, avvantaggiato dalle gomme soft, sorpassa il pilota Alfa Tauri. Un ruolo importante avranno chi ha montato gomma rossa in questo momento, ovvero Topping Kestrel, Drago Levitato, Melissano, Marco Cano e Pit Flaminio, ma anche Rafuidex, perché loro sicuramente saranno i primi probabilmente a fermarsi per poi montare la copertura gialla, quindi faranno undercut su chi ha gomma media. Sarà importante per loro questa strategia poi nell'evolversi nella seconda parte di gara. Un Rafuidex invece in decima posizione che fa il classico tiro e molla nel settore centrale, guadagna tantissimo sui piloti davanti, su Luca Flaminio, passando da 2-3 a 1,5 secondi, però il problema è che perde tutto Aia, nel primo e nell'ultimo settore. intanto dottor Long, 3 secondi di penalità per lui. Talz e Sdem che vanno in coppia nel tentativo di scappare dal gruppetto, con Zeta Pro Mauro che fa fatica con l'ala danneggiata. Intanto vedo degli insight particolari dal box McLaren che dicono Oh, che bandiera fosse la. gialla! Attenzione, bandiera gialla tra il secondo e il terzo settore. Oh, Ok. Danirco! Ah! Danirco fuori! Danirco fuori, safety car, virtual safety car! È praticamente all'uscita nella chicane. Dopo il Kemmel ha toccato sicuramente l'erba, ha perso la vettura contro le barriere, quindi ritiro per lui, uno dei piloti diciamo più quotati per la vittoria di questo Gran Premio, già out ed era uno con le gomme medie là davanti. E attenzione perché questa virtual, se rimane per un po' di tempo, anzi no, Si è appena è andata detto, è già subito. andata via. Si vede che noi commentatori portiamo sfiga a tanta, quindi direi che va bene così. Intanto dicevo, la gara riprende. Ho qualche insight da parte della McLaren dove si dice, si mormora che forse la gomma soft possa durare anche 8 giri. Ah, sì, sarebbe interessante, però 8 giri significa che poi devi fare 14 con la media, e la media però potrebbe rientrare dopo 10-11 giri e fare metà gara tranquilla. Quindi diciamo che sicuramente chi ha gomma rossa in questo momento farà undercut e dovrà sfruttare quell'undercut per mettersi davanti ai piloti master che hanno gomma media e cercare in qualche modo di tenerli dietro, anche se non sarà facile. Occhio che nel gruppetto dei primi 9 Marco Gano è leggermente sopra il secondo, si sta Eh sì, staccando. ho paura che non riesca a prendere il DRS, vediamo se riuscirà a prenderlo, ho paura di no. E infatti no. È deleteria questa, è deleteria per Marco Gano perché il Infatti. gruppo vede che va via. Guarda quanto vanno via, guarda, guarda, ha già perso 7 decimi senza DRS, guarda che roba. E ne fa le spese anche Luca Flaminio, e Eh quindi sì. attenzione. Qui il DRS è importante, intanto per la Long. 12esima posizione Sdem, intanto 3 secondi di penalità, Long supera Zeta Pro Mauro con ancora il danno all'ala e il pilota Mercedes guadagna la 12esima posizione.
Gioco fondamentale per quanto riguarda le strategie, intanto anche Melissano sta facendo fatica, quindi diciamo che la ripartenza ha creato nuovi sbocchi, nuovi strappi, e bisogna monitorare bene i distacchi, facendo considerazioni, occhio a chi ha gomma rossa perché potrebbe rientrare tranquillamente dietro a chi ha montato gomma media, quindi diciamo a Tals, a Sdem, a Tals, al Dr. Long, a Zeta Pro Mauro, e potrebbe comunque poi trovarsi nel traffico, e se i piloti sono tutti attaccati è difficile passare con tutti che hanno il DRS, quindi devono valutare bene i piloti con i propri ingegneri il momento giusto per fermarsi. Voglio farti notare una cosa molto importante, interrompimi se c'è qualche momento particolare. Altro insight che ricevo, intanto Drago lievitato rientra dai box, è il primo che apre il valzer delle Subito. soste. Sì, ti segnalo che potrebbe esserci, potrebbe, pioggia verso fine gara. Oh, con pioggia fino a metà gara è tosta, perché chi ha montato le medie sicuramente andrà sulla rossa, però poi dopo ci sarà qualcuno che magari vuole arrivare lungo, 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 lungo per evitare la sosta e montare la gomma intermedia, e quindi si ridisegna un po' tutto così. Sì, vediamo come si evolverà la situations, perché questa qui, tanto Stefano Cagnotto 3 secondi di penalità. Questa situazione è abbastanza importante, scombina le carte completamente delle strategie che ci eravamo pensati e prefissati, quindi vedremo chi tirerà a lungo. Drago Lievitato è rientrato dietro a Stefano Canino a 2 secondi, quindi tra poco incontrerà i primi piloti che avevano gomma media usata. È anche vero che adesso stiamo vedendo un attimo com'è il meteo, il cielo in questo momento è abbastanza aperto, potrebbe iniziare a piovere a fine gara, quindi tra virgolette potrebbe non cambiare nulla nei piani originari della strategia. Se invece Vero. la pioggia arriva a metà gara, allora lì cambia veramente tutto. Intanto attenzione perché nuovo strappetto dei primi quattro con Top Inchestra che tiene bene il ritmo, Melissano sta cominciando a far fatica. Sì, infatti i piloti stanno cominciando ad accusare leggermente il colpo. Vediamo se i piloti con le soft rientreranno. Alberto anche nei confronti di Smokeman è sopra al secondo, rientra invece Melissano. Ma Luca Flaminio supera Marco Ganu perché Marco Ganu rientra in box come anche Raffo Idex. Sì, i piloti con le rosse si stanno fermando. Drago Lievitato ha incontrato il traffico pieno di Zeta Pro Mauro e di Stefano Canino e non sarà facile per lui, deve liberarsi in fretta. Sì, vediamo dove rientreranno i piloti. Intanto no, i piloti in questo momento montano tutti come medie. Sì, ovviamente per arrivare fino in fondo devono per forza optare gomma media. Melissano rientra appena dietro a Drago Lievitato, un Drago Lievitato che però nell'ultimo settore ha perso tanto rispetto anche allo stesso Top Inchestra, deve passare qua Stefano Canino, si porta Attenzione, subito all'esterno. E subito anche Zeta Pro Mauro, occhio! Doppio sorpasso! doppio sorpasso. L'ho vista un po' male perché vedo anche Zeta Pro Mauro che ha chiuso momentaneamente la porta in faccia a Stefano Canino che stava cercando di sorpassarlo. Infatti, vedo il pilota McLaren che sta leggermente scalpitando nei confronti del pilota Red Bull che quel pilota McLaren fa sporgere il fianco alla Renault di Melissano che, ovviamente, con gomme appena montate ringrazia e passa e guadagna la undicesima posizione. Top Inchestra in questo giro ha completamente perso il treno dei primi tre, evidentemente le gomme sue non ce la fanno più, quindi sostanzialmente rientrerà a fine di questo giro presumibilmente e dovrebbe essere in lotta con Drago Lievitato che, occhio, con questa doppia manovra probabilmente ha risolto gran parte dei problemi che poteva avere, invece no, Topping continua con la rossa. Anche Luca. Topping, sì. Continua, strano, forse si aspettano pioggia a breve. Intanto ci siamo persi il passaggio di Smokeman, il sorpasso di Ah sì, Smokeman Smettio. ha sfruttato il DRS nel giro precedente, tanto Melissano passa Zeta Pro Mauro alla staccata di curva 1, Drago Lievitato si è portato dietro a Dr. Long, occhio perché Smokeman ha messo l'ottava per cercare di scappar via. Sì, assolutamente, in questo momento Smokeman deve cercare di fare
fare l'andatura, settore 2, settore 3, bandiera gialla, che si è subito tolta, drago evitando Torlon. Bandiera gialla su tutta la pista. Ok. Tanto questa si è... prosegue. Sì, si prosegue in questo momento. I piloti in questo momento però non possono sorpassare, devono rimanere dietro. Non vorrei che... attenzione, perché questo non è un ottimo segnale, perché se nessuno può sorpassare è un bel problema. No, non è... non buono. Credo che... ok. No, credo che sia Emis che è disconnesso, probabilmente, sta creando problemi alla stanza, ecco perché. Sì, è probabile. Comunque, fortunatamente, si è tolte le bandiere gialle, quindi si può... ritornare a spingere tutti quanti. I piloti con la media stanno andando via, mentre Topping ha ceduto di schianto al cambio di ritmo di Smokeman, ma continua e le nuvole si sono improvvisamente raddessate, quindi probabilmente potrebbe calare la pioggia anche a metà gara. Per quello Topping e Luca stanno continuando. È molto probabile. Intanto dietro lotta per la dodicesima posizione con Stefano Canino, che si è fatto sorprendere da Marco Gannu, Mike Raffoidex. E rimonta di Mike. Mike che fa in lotta totale con Marco Gannu, infatti siamo il rettilineo principale. Dentro in curva 1. Vicinissimi! Quasi si agganciano, mamma mia che pericolo. Adesso però uno dei due deve mollare allo Rouge, e molla leggermente Marco Gannu con Mika aggressivissimo. Ha fatto una rimonta incredibile Mika, perché ha recuperato 20 secondi praticamente a chi aveva gomme medie, oltre a chi... Attenzione, si è fermato ancora con i piloti in questo momento che si stanno aperto a ventaglio. Aperto benissimo sotto Torlong. Ruota, passa Raffoidex su Marco Gannu. Marco Gannu palesemente in difficoltà in questo piccolissimo frangente di gara, che si è fatto fregare da Mike Raffoidex. Gomma rossa che sta soffrendo, ma comunque tengono botta. Diciamo che qualcuno ha spento la luce troppo presto, mettiamolo in questo modo. Spento la luce troppo presto, un po' troppo in fretta, direi, perché si è proprio rannuvolato completamente. Mike, passa anche Z Pro Mauro, Mike che sta facendo una rimonta veramente incredibile. Occhio, perché se la pioggia arriva adesso comunque si può ributtare di nuovo in gara. Sembrava fuori dopo il contatto ai primi giri. Sì, assolutamente, questo significa mai mollare. Z Pro Mauro, 33 secondi di penalità per lui intanto. Significa non mollare mai. Smokeman invece là davanti sta facendo veramente il vuoto in questo momento, 1.2 su Matthew, che cerca di rispondere ma in questo momento è fuori dal DRS, con Alberto che si tiene a fatica il DRS di Mattia, e quindi diciamo che i primi tre stanno veramente stanno suonando di cotte di crude. Sì, in questo momento tiene ancora sì. La rossa intanto tiene ancora, evidentemente l'insight McLaren forse era un po' sbagliato, forse contando la temperatura che evidentemente si è sul circuito, sull'asfalto, le prestazioni sono aumentate leggermente delle gomme. Vediamo un attimo come si evolve la situazione. Siamo intanto a metà gara, giro 11 su 22 previsti. Ha bucato! Attenzione, ha bucato Luca nel tentativo di resistere con la rossa. Ha bucato la posteriore destra. E attenzione che questo potrebbe essere un brutto segnale anche per Topping Kessler. Ne hanno fatto 10 giri la rossa, ma non tiene più. E adesso dovrà fare mezzo giro con questa posteriore bucata. Colpo di scena. Non ci voleva per il pilota Williams. Assolutamente. Non ci voleva. E quindi Topping adesso deve guidare veramente con... sul velluto. Sì, perché non ha più, cioè con questo sentore che le gomme possono esplodere da un momento all'altro, sarà difficilissimo. Infatti hanno allungato tantissimo lo stint, chi aveva gomma rossa, Topping e Luca rientra. E Topping rientra, non vuole rischiare. E sta piovendo, gocce di pioggia in questo momento.
Sì, le gocce di pioggia stanno cominciando che a bagnare il circuito. Che sfortuna per Topping e Luca, perché deve... e Topping si gioca all'intermedia. Topping sì. Si gioca all'intermedia, ma non so se sarà il momento ideale, perché appena ha cominciato a piovere. Secondo me è troppo presto, ma purtroppo è l'unica cosa che può fare Topping in questo momento per cercare di non perdere troppo tempo. Se la gioca. E chi ride sono stati quelli che hanno montato gomma media all'inizio, che sono i primi 5 fino a SDAM, che praticamente in questa condizione si potrebbero ritrovare clamorosamente nella top 5 sia Taz che SDAM. Sì, è vero, assolutamente. Intanto vediamo Topping su Marco Ganu con il pilota Haas che sorpassa il pilota Red Bull con facilità. Sì, non è ancora il momento, però vedo che sta cominciando a scendere bene la pioggia. Sì, ma forse è uno o due giri in anticipo. Sì. Credo che ci sarà un ammasso di piloti che rientrerà tra questo e il prossimo giro. Non lo so, sai. Che sfortuna senso... per Luca, veramente. Sì. Michele, tre secondi. Sì, altri tre secondi per Michele, purtroppo. All'esterno! All'esterno! Michele, che sorpasso! Era Fuidex subito dentro! Mamma mia, che doppio sorpasso che ha subito Dr. Long! Ma che sorpasso di Michele e Fuidex con le vetture che scivolano tantissimo, occhio! Si è girato! Ho visto tutto in diretta, è stato bruttissimo, perché pensavo di averlo visto a muro tre volte. Non sto scherzando, ha perso la macchina in uscita dalla prima curva del terzo settore, stava andando a muro, palesemente. Proprio è riuscito a salvarla, non so come. E stanno alzando parecchio i piloti, 46 per Smokeman, già un secondo e mezzo più lento. Matthew ha alzato leggermente il ritmo, anche Alberto si è più staccato, quindi diciamo che adesso diventa una situazione molto tricky, molto difficile, anche perché fare lo rouge adesso con questa situazione diventa veramente complicato. Sì, intanto i piloti cominciano ad entrare in box, Mike, Pox, Luca, Topping, Kestrel continua, vediamo se gli dà ragione in questo credo momento. Che rientreranno in questo giro. Sì, molto probabile, molto probabile. Come dice Lopensky in chat, azzeccare il pit ora è fondamentale, assolutamente sì. Assolutamente e Topping sì. Va, Topping comincia ad andare, non ancora forse per essere più veloce di Smokeman o di Matthew, ma la gomma intermedia comincia a funzionare un pelo meglio, ma forse se non è questo il prossimo giro. Che situazione brutta! Bandiera gialla! Miche! Ha rotto completamente l'ala. L'ha persa all'Eau Rouge, palesemente, sì, guarda, sì, ha rotto tutto, ha rotto l'ala completamente. Gara sfortunata per lui. Sì, aveva ricostruito dopo. Smokeman box! E non lo segue Mattia. Potrebbe essere la svolta, Neanche Alberto, quindi si prende il rischio Smokeman. Solitamente chi è primo non si prende mai il rischio di fermarsi per primo quando ci sono queste condizioni, ma evidentemente Smokeman pensa che sia il momento giusto ed è l'unico finora che è rientrato in box, ma lo seguono tutti adesso. Sì, guarda, sì, infatti, se lo seguono tutti, 3 secondi impietato per Melissano, sì, cominciano a seguirlo tutti. Vediamo se l'ha rischiata giusta il pilota Alfa Romeo. È importantissimo capire se la pioggia riesce... però vedo che fanno fatica. Fanno fatica sia Matthew che Alberto nei confronti di Smokeman. Dice che l'ha azzeccata giusta Smokeman. Perché li vedo guidare molto tondi e qua la pioggia è aumentata parecchio. Infatti Smokeman sta guadagnando. Smokeman sta guadagnando, era il giro giusto quello di Smokeman. L'ha azzeccata... E l'hanno azzeccata anche i piloti dietro, soprattutto Tals e Sdem, che si ritroveranno quarti e quinti. Sì, è vero. Intanto Vox Luca su F, con F che è entrato in box insieme alla vettura di Emis. Drago vicinissimo a Sdem, che non riesce a prendere confidenza con queste condizioni ancora, mentre dietro Topping Kestrel comunque non è andata malissimo, perché ancora se la può giocare col gruppetto della quarta posizione.
Vanno di più. Infatti, DRS disabilitato. Eh sì. Infatti rientreranno sicuramente adesso i box. Fa fatica Blanchimont, addirittura Matthew è dovuto andare fuori dalla carreggiata perché ovviamente la macchina non aveva più grip, ultima settore, ultima curva veramente difficoltosa, con Alberto che in queste condizioni ha guadagnato tantissimo nei confronti del pilota Ferrari, entrata in drift per loro. E intanto Smokeman è alla bassa stop ora, infatti sta cominciando a tirare su acqua la vettura Alfa Romeo. Nettamente avrà un vantaggio di circa 5-6 secondi nei confronti di Mattia e di Alberto. E intanto Lopez che fa un'osservazione interessante, mica può ancora salvarla questa gara, specie se entra una safety car può fare dei bei punti. Potrebbe essere, però deve sperare che, appunto, come hai detto tu, esca una safety car. Non la vedo molto facile come cosa, secondo me. Ma se mancano 7-8 giri, quindi La vediamo vedo come veramente si. grigia, anche perché per fare punti deve guadagnare 23 secondi a F in 8 giri, significa praticamente guadagnare 3 secondi a giro, che sul bagnato qualche volta ci può stare, ma non è facile. Taz prende 3 secondi come SDM, peccato per loro perché dietro Drago Levitato e Topping non hanno secondi di penalità. No, esatto, assolutamente. Infatti sono molto, molto vicini. Da notare comunque anche Dottor Long che era fuori in Q1 e in decima posizione, quindi grande gara anche per Sì. lui. Grande gara per lui, assolutamente. Infatti è riuscito a trarre il meglio da tutte le situazioni che si è trovato davanti. Quindi un'ottima gara da parte sua. Abbiamo parlato, ragazzi, ma non parliamo più. Cosa dobbiamo fare? Non parliamo più. 5 secondi di nuovo per Mike, che rientra nuovamente ai box. Per cambiare credo ala a questo punto, Mika a questo punto probabilmente terminerà la gara per partire, ricordiamo, gara 2 in testa, visto che gara 2 che si svolgerà giovedì Silverstone 100%, ci sarà con la griglia completamente invertita, Non ci saranno qualifiche. senza qualifiche. Quindi in questo momento la prima fila sarebbe Mika e Flaminio. Vero, esatto, perché i ritirati partiranno comunque dall'ultima posizione, mi pare, giusto? Sì. No, Ok, perfetto, sì. Bandiera gialla, primo era settore, Mika che ha rallentato Mike. per far passare Smokeman. Eh sì, comunque sempre Lopeschi, osservazione giusta, purtroppo probabilmente Mike è senza assetto, il che spiega molte cose. Eh sì, a questo punto è praticamente confermato. Mike è senza assetto e come tale gli scappa. Intanto ha Poz ritirato, Luca ritirato e terzo safety settore car, safety car. incredibile! E se aspettava un giro, Michele ritornava col gruppo e adesso Michele è doppiato e non si può sdoppiare. Ah, cavolo. E questa situazione va a svantaggio anche di Smokeman, drive-thru per Stefano Canino. Questa situazione va anche a svantaggio di Smokeman che aveva 8 secondi di margine, adesso avrà tutto il gruppone e va a svantaggio anche di Taz e SDM che avevano 3 secondi e che si vedrà gran parte del gruppo ritornare dietro, anche se la maggior parte ha comunque 3 Eh sì, secondi come loro. infatti, questa non ci voleva, cioè ci voleva per i piloti a centrogruppo, non appunto per Mika che purtroppo è entrato troppo tardi. Intanto vedo Dopeschi che ride, infatti la safety car non esce più ormai, ragazzi, Oggi ormai... ce le stiamo giocando tutti i jolly, o perlomeno io me le sto giocando tutte perché ho parlato bene di Long e ha preso 3 secondi. Ho detto che la safety car non esce ed è No, la safety. uscita. L'ho detto anch'io che la safety car non esce. Io ho detto che Mike sta facendo all'inizio gara una cosa incredibile, ovviamente cornuto e ammazziato più volte. F F. penalità, Stefano Canino penalità, Altri 3 secondi. stanno prendendo tante penalità più sotto safety car che durante la gara. Occhio che la pioggia, dal mio punto di Alberto rientra. vista, è aumentata. Infatti, Alberto sta cercando, forse con gomma intermedia nuova. Forse ha valutato il margine su Taz, potrebbe rientrare ancora terzo, eh.
Perché con Safety Car si va a 13 secondi più lenti, infatti rientrerà terzo. Sì, infatti, assolutamente. Infatti, ho visto anche prima che Luca Flaminio è rientrato anche lui a montare gomme intermedie nuove. Intanto Tutti comunque sì, proseguono. Jacopo, dobbiamo pagare sicuramente qualcosa, lo pensi che ci ha visto giusto per la safety car? A questo punto tocca, per forza, tocca. Safety car che in questo momento Marco Gano è rientrato ai box, Zeta Pro Mauro è rientrato ai box, quindi alcuni cercano un'intermedia nuova, fresca per attaccare poi negli ultimi giri, visto che comunque chi ha gomma usata è vero che non fa tanta differenza perché nei tempi di giro è buona, ma chi ha soprattutto gomma nuova c'ha quel qualcosa in più che può sfruttare soprattutto per fare i sorpassi. Quello assolutamente, infatti, comunque siamo al giro 17 su 22, sicuramente ci saranno gli ultimi giri che saranno veramente da fuoco, letteralmente, quindi sicuramente. Squalificato Michele, evidentemente ha provato a Ah! sdoppiarsi come nella realtà. Però non gliel'ha permesso. Diciamo che è un errore grave questo, perché con la Sì. squalifica Michele partirà ultimo in gara 2. In questo caso sì. Cioè almeno mi dava squalifica, però io lo vedo ancora bello che. Troppo indietro per drive-thru, ne sta un po' collezionando in questo momento Sì, il gioco non Miche. l'ha squalificato, a me era comparso che l'aveva squalificato, invece è soltanto penalità. Mauro, 3 secondi, Zeta Pro Mauro, 3 secondi di penalità, ma mi sa che comunque non può avvicinarsi troppo perché se ha il delta è un po' un problema per Miche. Vediamo, adesso è ripartito, sì, sta cercando di avvicinarsi il pilota Ferrari. Sì, da Che un certo punto. comunque ti dico, Miche non me lo dà come doppiato, attenzione. Sì, perché adesso si è sdoppiato, in teoria con la safety car, mamma mia che rischio, Mamma mia. in teoria la regola del gioco non ti fa sdoppiare, ha preso penalità, però non l'ha squalificato, ha preso un po' di penalità, ma si è sdoppiato. Effettivamente sì, fammi controllare se effettivamente è stato squalificato o meno. Miche controllo sul. No, perché mi dà le penalità e penalità drive-through e basta. Quindi non so. C'è stato un momento di svarione, mettiamolo in questo modo. Michael Masi non sa che cosa sta facendo. Ha rotto di nuovo l'ala. Nella foga di riavvicinarsi al gruppo, Mick è di nuovo rotto l'ala. Tanto i piloti sono dietro safety car che stanno scaldando le gomme. Una pioggia che continua comunque ad aumentare, quindi Sì, occhio vero. perché gli ultimi giri possono essere ancora più difficili. Questo può anche essere causa del fatto della vettura incontrollabile di Miche, oltre al fatto che lui si trova senza assetto, sostanzialmente. Sì, comunque diciamo che la manovra che ha fatto gli varrà poco perché anche se non mi ricordo male, ha detto che ha un drive-through e quindi deve Sì. comunque passare i box obbligatoriamente e sostanzialmente non può andare a modificare la sua posizione attuale. Quindi diciamo che al Comunque, fine del risultato finale non cambia nulla ti nella sua confermo gara. che il sommo Mark ha parlato, ha confermato che la norma è comunque la stessa di campionati, verrà squalificato a fine gara e partirà ultimo alla prossima. Ecco, quindi abbiamo, diciamo. Emis intanto stava perdendo la macchina. No, quindi comunque abbiamo varato questa norma, diciamo. Abbiamo scoperto tutti i cavilli del regolamento per queste situazioni, quindi ci possiamo anche bene concentrare sulla gara. Una gara dove ancora la safety car sta liderando rispetto a tutto il Sì. gruppo. Farà un altro giro, credo, per permettere soprattutto a F e a Luca Flaminio di accodarsi. E poi credo che la safety car al termine di questo giro
rientrerà in box e lascerà i piloti a completare gli ultimi tre giri, questi ultimi tre giri che saranno fondamentali soprattutto per chi, come Alberto, ha montato gomma nuova, cercherà l'attacco sul duo là davanti. Esatto, infatti saranno sicuramente due giri di fuoco e fiamme per i piloti, sono tutti attaccati. Intanto vedo che c'è uno scambio tra Luca Flaminio e F, forse F ha perso la macchina in uscita alla bus stop, forse è Eh sì, probabile. può essere, sì, se un pilota fa un errore, puoi praticamente passarlo e il pilota che ha commesso l'errore deve accodarsi nella sua posizione che tiene in quel momento. Intanto siamo ancora sotto safety car, dovrebbe essere l'ultimo giro. Vediamo, intanto vedo che Mick rientra ai box per rimontare, penso, Sostituire l'ala. l'ala. Sì. Safety car, i piloti in questo momento devono scaldare bene sia le gomme, perché comunque è vero che sono intermedie, che sono gomme morbide e quindi hanno una temperatura, un range di temperatura più basso, quindi si possono scaldare più facilmente, ma comunque andare piano così non è proprio il massimo. Intanto Melissano 5 secondi di penalità per contatto con Grave con Raffs, che era sì, quello con che lo Rafoidex. fista, è fuori pista e fa passare tutti i piloti. Incredibile. Sta succedendo un po' di Sì, tutto. succede. Sì, diciamo che i piloti sono probabilmente si sono rilassati, stanno commettendo tante piccole ingenuità gravi. E anche qui la Rafuidex adesso non abbiamo. Io personalmente non ho visto cosa è successo, ma diciamo ha compromesso la sua gara Ma con. da una parte forse per lui è meglio così, nel senso che ha ricevuto una Safety collisione, car intanto rientra la in questo safety car giro. rientra, ha ricevuto una collisione grave da parte appunto di un altro pilota, lui ha preferito lasciare passare gli altri per potersi guadagnare poi la prima posizione in partenza, probabile. Sì. Intanto concentriamoci sui piloti che in questo momento stanno cercando di riscaldare nuovamente le gomme intermedie con Smokeman, che in questo momento fa da capofila a questo trenino con tutti i piloti che sono letteralmente attaccati l'uno all'altro, E con attenzione Zedek alla che ripartenza. sì, attenzione soprattutto alla ripartenza, perché sicuramente Smokeman deve cercare di fare il cosiddetto strappo per cercare di difendersi appunto da Matthew e da È Alberto. partito. Soprattutto è partito, i piloti sono partiti, ricordiamo che in questo momento i piloti non si possono ancora sorpassare prima di passare la linea bianca, prima dell'avvio, prima dell'inizio del giro successivo. Infatti i piloti in questo momento sono partiti di nuovo. Non si possono ancora superare, perfetto, benissimo. Quindi in questo momento la situazione è ancora letterissimamente congelata, però intanto sicuramente i piloti potranno avvicinarsi quantomeno ai propri avversari. Vediamo se il nostro amico Michael si E la decide. Fuidex Intanto si Raffi si ritira. ritira. E quindi anche lui comunque partirà dal Dal fondo. fondo. Dal fondo, in questo momento la situazione è ancora un po' particolare, la direzione di gara non nostra ovviamente, un po' così, Credo che sia probabilmente, è la vettura di suppongo, Emis. di Emis, che era ritornato in stanza e ovviamente il gioco si è un po', diciamo, Scomposto. sì, e purtroppo questo ci sta privando di duelli interessanti, anche perché, per esempio, Alberto molto vicino ai primi due, ricordiamo Alberto a gomma molto più fresca rispetto al duo là davanti e poteva tentare l'attacco. Con questa situazione apparentemente bloccata, nessuno potrà fare niente se non Eh no, seguirsi l'un l'altro. eh sì, è una situazione un po' amara, mettiamola così. Un finale, un potenziale finale scoppiettante, un po' mi sta finendo un po' con l'amaro in bocca. Vediamo se la situazione si sblocca.
Comunque là davanti Smokeman, che nel suo ritmo sta veramente andando forte, ha quasi dato un secondo a Matthew, con Alberto che è lì vicino, ma ricordiamo non c'è DRS in questo momento, quindi i sorpassi saranno ancora più vicini. Staccatona di Matthew per cercare di tenere contatto con Smokeman. Dietro invece nessuno sta provando l'attacco, Melisano molto vicino a Topping Kestrel, ma Melisano ha 3 secondi di penalità. Attenzione Stefano Canino ai box, F3 secondi. Forse c'è stato un danno da parte di Stefano, non mi sembra, ok, strano. Melisano su Topping Kestrel, con Melisano che può passare. Sì, perché non può passare. Sì. Purtroppo queste bandiere gialle ti stanno privando di un'ultima parte di gara che poteva essere emozionante, e credo che a questo punto dovremmo finire così, perché l'unico modo sarebbe toglierle queste bandiere gialle per avere quantomeno lo spettacolo, ma purtroppo impediscono i duelli. Credo che questa situazione, vediamo poi a fine gara con le penalità, farà sì che sarà questa anche la posizione finale del Gran Premio. Sì, infatti, assolutamente. Canino aveva il drive-thru, giustamente. Ah, giusto. Preso nella safety car. Corretto, assolutamente. Ripeto, un po' con la mare in bocca, ma comunque sicuramente questa gara ci ha fornito sicuramente delle grandi soddisfazioni, soprattutto nella parte iniziale e centrale della corsa, con tutti i piloti praticamente attaccati l'un l'altro e che ovviamente battagliavano senza esclusione di colpi, quindi direi che l'unica cosa che si può notare a questo punto, che comunque è molto importante per gara 2, che sarà gara invertita, Taz sta guadagnando tanto rispetto, non tanto a Drago Lievitato quanto a Topping Kestrel, e dovrebbe quantomeno perdere solo due posizioni. Anche Sdam comunque sta andando forte, loro hanno 3 secondi di penalità e per loro è importante comunque accumulare tempo nei confronti dei propri avversari in queste condizioni, quindi occhio, perché loro si stanno comunque giocando delle posizioni importanti. Sì, quello è assolutamente vero, infatti è assolutamente importante. La battaglia non è ancora finita, perché appunto bisogna contare le penalità che sono ancora da scontare al momento, quindi sicuramente è importante controllare anche questa cosa. Intanto Mick rientra nuovamente ai box, probabilmente per cambiare un'altra volta l'ala, infatti vedo che rimane fermo alla piazzola, mentre davanti Smokeman guida. Smokeman davanti guida a Matthew, che sembra Matthew sembra avere qualcosa in più in questo momento di Smokeman, ma non può passare. È un po' una frustrazione per i piloti questa situazione. Tals in questo momento sarebbe comunque quinto, e anzi in questo momento manterrebbe la sua posizione, perché ha 3 secondi di vantaggio su Drago Lievitato. Sta facendo una parte finale di Gran Premio straordinario il pilota della Williams, e occhio perché potrebbe uscire un bel risultato per lui. Sì, quello assolutamente, infatti non è finita finché non è ancora finita, come si suol dire. Infatti bisogna contare la questione penalità, quindi sarà sicuramente, si sono tolte adesso. Si sono tolte adesso, incredibile. Attenzione, perché a questo punto all'ultima curva può tentare il sorpasso Matthew nei confronti di Smokeman. Vediamo, perché è leggermente non è lontano. Non è lontano, una drag race fino a praticamente l'ultima curva, deve dare tutto a Blanchimont, ma non ha spazio per tentare l'attacco. Non ha spazio. Non ci arriva. Se fosse tolto un giro prima sta bandiera gialla e Smokeman. Una beffa. Oh, attenzione con Matthew che perde la vettura alla fine, ma Smokeman va a vincere appunto il primo Gran Premio delle Finals di Formula Italian Team, subito seguito in questo momento da Matthew e da Alberto 2-2-2. Poi a seguire appunto abbiamo Drago Lievitato, Topping Kestrel, Sdam, Talz, che è finito in settima posizione. Okay. Talz perché aveva 6 secondi, non 3. Marco Ganu, Luca Flaminio e Melisano che chiudono la top 10. Poi subito a seguire Dr. Long, Z Pro Mauro, Stefano Canino, lotta fra F e Z Miche, che vedo che c'è stato uno scambio di posizioni che non mi sa. Sì, è corretto. Che in questo momento stanno percorrendo l'ultima parte del
secondo settore si sono immessi all'interno del terzo settore che porta dritto a Blascimone, poi l'ultima chicane della bus stop, mancheranno appunto loro che dovranno tagliare il traguardo e che chiuderanno in questo momento la classifica finale. Tutti i piloti fino alla 14ª posizione prenderanno punti. Michi, abbiamo co avuto conferma da parte di Mark che verrà squalificato a fine gara, che partirà ultimo alla prossima sessione. Per cui tutti i primi 14 piloti prenderanno un punto per il giro più veloce della gara, che in questo momento non mi sovviene, se devo essere sincero, ma sicuramente un punto per quanto riguarda il giro più veloce in qualifica andrà sicuramente a Matthew, che si è qualificato in prima posizione, quindi sicuramente per lui un punto. No, Matteo ha 2 punti del giro veloce in qualifica. Il giro più veloce Sì. in gara adesso non ho idea di chi l'ha fatto perché purtroppo con la pioggia di tutto me lo sono un po' perso. Sicuramente poi nel post gara lo rivedremo. Bene. Intanto abbiamo conferma da parte di Mister X, che forse che in teoria lui dovrebbe sapere il motivo delle bandiere gialle. La vettura di Emis aveva ancora il regime di safety car. Era successo la stessa cosa quando c'è stata la virtual safety car. Potrebbe essere, assolutamente. Intanto lo peschi per il futuro, a fine Q, rifare la lobby, specie se cadono i piloti. È comunque una lezione da tenere da conto per le prossime. Sì, anche se gara 2 ci sarà senza Q con griglia Esatto. completamente invertita, che sarà pole position per F davanti a Stefano Canino, quindi i due piloti prime partiranno alla gara 100% direttamente in prima fila, con invece Smokeman, Matthew e Alberto che partiranno in mezzo al gruppo. E anche da Nirko dietro in mezzo al gruppo insieme a Rappoirex, amiche, quindi ci sarà veramente tanto da divertirsi in gara 2 con la griglia completamente rovesciata. Esattamente, quello ne sono assolutamente convinto. Infatti, questo qui è un punto, ripeto, è il primo appuntamento su due per quanto riguarda appunto le finals di Formula Italian Team. Quindi, sicuramente il prossimo appuntamento ci sarà sicuramente da divertirsi, soprattutto considerando che sarà una gara con percorrenza al 100%. Quindi, sarà interessante vedere in quel momento l'inversione di comportamenti che ci saranno da parte dei piloti, ossia se oggi hanno avuto più, eventualmente dei problemi i piloti dal 100% a percorrere una gara al 50%, il prossimo giovedì vedremo sicuramente il tutto a parti invertite, con i piloti del 50% che potrebbero avere dei problemi sulle percorrenze sulla 100%. Intanto vedo che i piloti stanno piano piano entrando all'interno del party, vedo se i piloti sono entrati tutti i primi tre, ma abbiamo qui il signor Smokeman, abbiamo Matthew, manca in questo momento il terzo classificato, che sicuramente entrerà a breve. Sì, intanto a questo punto possiamo già fare parlare i piloti che sono arrivati in questo momento con noi, e quindi partiamo dal vincitore di gara 1, ovvero Davide. Ciao Smokeman. Ciao ragazzi. Qualifica buona da parte tua, sei stato sconfitto da Mattia per 7 millesimi, poi ti sei rifatto in gara, ottima la strategia quando hai azzeccato con gomma intermedia, poi ti sei difeso rispetto a Mattia, anche grazie un po' alla bandiera gialla che non poteva far passare chi era dietro, però comunque nel complesso ottima gara da parte tua. Sì, allora, partendo dalla qualifica, i primi due tentativi nelle prime due sessioni sono andati bene, diciamo. Poi in Q3 ho canato il giro, ho fatto qualche errore al T2, però vabbè, comunque ero in prima fila. In gara ho lasciato sfilare Mattia, visto che ne avevo un po' di più, quindi ho risparmiato un po' di ERS nei primi giri dietro di lui, poi l'ho superato appena, appunto, visto che era il momento migliore.
Sono riuscito a tirarlo fuori dal secondo, poi siamo rimasti lì più o meno sul ritmo. È iniziato a piovere, sì, abbiamo fatto una buona chiamata e niente, poi avevo un buon vantaggio. Poi dopo la safety, comunque, niente, ho dovuto Davide, chiudere i giri. perdonami. Penso che non hai il consentisembra perché ho visto ora dal live e non si sentiva, non ti si sentiva. Perché siamo di Ah, ok. share. La forza No, strano. dell'abitudine di No, Discord. ce l'ho il consentisempre. Ma voi mi sentite, scusa? Sì. Noi sì. Sì, qui è tutto ok, c'è problemi tecnici. Ragazzi, però il consentimento non ce l'ho. Ok. Fa Vabbè. niente, dai. No, in live si sente, Ah, dicono. ok, non lo Sì. sentivo. Vabbè, scusa, ho flashato male io. Scusa. Ok. No, vabbè, comunque avevo finito, quindi direi che... Dai, gli ultimi giri mi sono difeso tranquillamente. Era difficile superare sul bagnato, quindi niente. Complimenti a Mattia e Alberto per il podio. Secondo classificato, grazie a Smokeman. Non so se Alessandro hai qualche domanda per lui oppure no? No, non ho domande per lui al momento, anche per quanto riguarda la città non ci sono domande, ne farò una alla fine appunto delle tue domande per fare una domanda a tutti e tre classificati. Prego, vai pure. Perfetto, quindi passiamo immediatamente al secondo classificato, ovvero Mattia De Campo. Ciao Matthew. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Mattia, una gara buona anche da parte tua, qualifica nella quale hai sorpreso Davide per una manciata di millesimi e poi in gara hai gestito la prima parte. Forse Davide aveva qualcosa in più sull'asciutto, sul bagnato ti abbiamo visto molto più aggressivo, peccato le bandiere gialle che purtroppo non ti hanno potuto quantomeno provare un attacco nei confronti di Smokeman. Allora, sì, qualifica mi ha abbastanza stupito perché già io non vado abbastanza bene rispetto agli altri in qualifica e poi non è che mi sentivo tanto veloce qui, però sono riuscito ad azzeccare il giro e complice anche agli errori degli altri sono riuscito a prendere una pole abbastanza inaspettata. E poi comunque sapevo che sull'asciutto ne aveva un po' di più anche perché avevo usurato tanto la gomma per fare il tempo, anche se questa mi poi bastava comunque. E niente, io volevo farmi passare il prima possibile perché ho visto che comunque non ero riuscito a spezzare il ritmo. Spezzare il gruppo dietro e poi quando mi ha passato Davide siamo riusciti un po' a scappare tutti e peccato per la strategia perché ho visto che è entrato ho provato a star fuori a sperare che non era ancora il tempo giusto, in realtà era perfetto il suo timing, quindi niente, diciamo che il migliore stato possibile qua era la P2 anche considerando che Michele era partito dietro, quindi è andata benissimo, ho provato alla fine però anche con le bandiere gialle probabilmente non l'avrei comunque passato perché non sono mai stato abbastanza vicino per riuscire a provare il sorpasso, quindi niente, è andata così, è andata abbastanza bene e faccio i complimenti comunque a Davide che è sempre velocissimo, è sempre una spanna sopra gli altri e anche a Alberto che anche sulla pioggia era molto molto forte. Mentre qualche domanda dalla chat c'è Alessandro oppure no? Sì, confermo. Abbiamo una domanda da parte di NCVR46 che chiede sei più contento o sei contento o deluso del secondo posto? No, sono abbastanza contento, alla fine era il massimo possibile, quindi è andata discretamente bene. Perfetto. Intanto faccio un saluto a Drago Lievitato 97, P4 Godopoli, vedo che sei un uomo di Sì, tanta cultura, mi fa roba. piacere. Prego, vai pure avanti, vedo che è entrato Alberto. Sì, infatti passiamo subito al terzo classificato, ovvero al nostro Alberto Fultran. Ciao Alberto. Ciao. Beh, gara, diciamo, sei rimasto sempre a contatto con Smokeman e con Mattia. Scelta di rimanere un giro in più con gomma intermedia che non ha pagato. E poi pure per te, sfortuna, c'è stata tanta sfortuna nel fatto delle bandiere gialle che non ti hanno permesso di attaccare i primi due con gomma più fresca. Sì, però anche senza bandiere gialle era difficile passare. Altrimenti all'ultimo giro sicuramente Matthew ci avrebbe provato se fosse stato facile superare. E no, niente. L'unica cosa che ho da recriminare è che l'ultimo tentativo del Q3 l'ho cannato. Però peccato perché poteva essere cioè potevo fare molto meglio, ma andava bene lo stesso essere terzo. Poi sono riuscito a rimanere terzo dopo il primo settore del primo giro. E poi ho cercato di rimanere lì consumando meno airs possibile.
E a un certo punto mi sono distratto perché ho guardato dietro chi c'era e chi non c'era per vedere se riuscivamo ad aprire un secondo di gap. E mi sono dimenticato di attivare l'ERS e quindi poi ho dovuto bruciare tutto quello che avevo conservato per tornare sotto al DRS di Davide e Mattia. E poi niente, sono rimasto lì a succhiare la scia e basta. Ok, Alessandro, credo che non ci sono domande da parte tua per Alberto, ma domande per tutti e tre i piloti. Assolutamente. Dato, allora, vista questa gara, come pensate possa essere la prossima gara? Dato che fondamentalmente voi partirete dal fondo dello schieramento a Silverstone, considerando che è una 100%, come pensate di trovarvi in quella posizione? Boh, sarà una gara spero divertente, dai. È comunque anche lunga, quindi se dovremo, se, insomma, per recuperare ci sarà il tempo. Bisogna stare attenti nelle prime fasi perché siamo appunto in mezzo al gruppo. Vediamo, dai. Speriamo di divertirci comunque. Sì, sarà un po' un casino la partenza perché saremo tutti ammassati e penso che la chiave sarà cercare di perdere il meno tempo possibile e cercare di avere i flappi magari quando si sarà in pista libera per poi andare bene. Sarà comunque tutta trenino essendo Silverstone, quindi sarà un po'. Vediamo poi come va, la strategia sarà importantissima, anche se penso che sarà uguale per tutti, vista la scelta di gomma libera. E niente, bisogna vedere un po' l'inizio che sarà un po' un casino secondo me. Io niente, spero di far fruttare il fatto che parto davanti ai miei compagni di podio. E niente, abbiamo visto tutti come è andata la gara di Mike, quindi cerchiamo di non fare come lui oggi. Quindi niente, Oh, amore, storto. è perfetto. Quindi, Dichiarazioni forti. Alessandro, a te Certo. lascio il Drive of the Day e anche la chiusura di questo primo appuntamento della 2 giorni delle Finals. Certo, assolutamente. Il vincitore per quanto riguarda il premio Driver of the Day per quanto riguarda l'appuntamento delle finals di oggi di Formula Italian Team è. Michael Schumacher. Sì, però no. È Smokeman con il 58% dei voti, subito seguito da Alberto, no, da Taz e da Drago Lievitato ex aequo, poi a seguire Matthew e Sdem e poi via via tutti gli altri. Fatto ciò, direi che possiamo passare ai saluti. Ricordiamo che ovviamente il prossimo appuntamento è questo giovedì, il 13, per il secondo ed ultimo appuntamento per quanto riguarda le finals di Formula Italian Team. Ringrazio ovviamente tutti i telespettatori che ci hanno seguito fino ad ora per vedere questa gara. Ringrazio i piloti che hanno partecipato, ringrazio ovviamente i piloti che si sono prestati per questa intervista, ossia appunto Smokeman, Matthew e Alberto. Grazie Quattro. Grazie a voi, buonanotte. E ringrazio ovviamente Hiroshi che ci ha aiutato nella parte di regia. Ciao ragazzi, buonanotte. Ringrazio il nostro grande Andre, il nostro Andrea che è badolato, che ci ha seguito, ci ha supportato anche se poi è dovuto uscire per problemi tecnici e non ci può sentire in questo momento. Ringrazio il mio sempreverde compagno di avventure che ormai siamo uniti, siamo una cosa sola, Jacopo. Mi fa paura questa ultima frase, comunque ringrazio Abbastanza, fa paura anche a anche me, fa paura anche a me. E un saluto da parte di tutti noi e mi raccomando, seguiteci mercoledì dal vostro scusatemi, seguiteci giovedì dal vostro Alessandro Lassati, dal vostro Ricciardone. È tutto, signore e signori, amici di Formula Italian Team. Buonanotte. a te. Notte.